Si infrangono sul punteggio di 106 a 102 dopo un overtime. Le speranze dell'Amen Scuola Basket Arezzo di passare sul campo della Sibe Prato. Non è sufficiente una prestazione determinata degli Amaranto a conquistare il primo successo esterno della stagione. Alcune imprecisioni dalla lunetta alla fine dei tempi regolamentari hanno pesato sul risultato finale. La SBA per la seconda partita consecutiva è andata sopra i 100 punti realizzati, tirando con il 50% da tre punti, ma Prato ha avuto il merito di non crollare sotto di 5 lunghezze a un minuto dalla fine. Inizio gara di marca locale con Fontani, 30 punti alla fine, che comincia fin da subito a martellare la retina della SBA. Il primo quarto si chiude sul 22 a 15 per la squadra di casa, che nel secondo parziale subisce la rimonta retina guidata da De Bartolo. Solo una tripla allo scadere di Pinna regala alla Sibe il più 3 all'intervallo lungo. Nella ripresa la gara sale ancora di tono. Ai canestri del trio locale danesi Fontani, Pinna rispondono Cutini, Rodriguez, Tenev, con entrambe le difese che faticano ad arginare gli avversari. Dopo il 63 pari di fine terzo quarto, la partita si incanala sui piani dell'equilibrio fino agli ultimi minuti. L'Amen sembra operare il break giusto, ma una tripla di Fontani rimette con i piedi per terra il quintetto di Milli. Due errori dalla lunetta permettono poi alla Sibe di concretizzare il pareggio a un secondo e 8 decimi. Nel supplementare i padroni di casa sfruttano l'inerzia positiva dell'isperato pareggio raggiunto e prendono un piccolo break che mantengono fino alla fine, trovando una preziosa vittoria 106 a 102. All'Amen rimane l'amaro in bocca di aver perso un'occasione per dare continuità ai propri risultati. Rimane però una prestazione convincente su un campo storicamente ostico per i colori amaranto. Domenica prossima si torna a Palasport Estra con il Don Bosco Livorno, che affianca la SBA quota 2 punti in classifica con una gara in meno. Palla 2 alle 18:15.